ci faceva lì Flowey? Flowey è un fiore che ripete le cose, un fiore eco, ma ha assunto un'anima umana, forse? Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale. Nello scorso video c'è stata la lotta contro Papyrus e poi anche un appuntamento, sempre con Papyrus, che però ha detto che non possiamo fare altro che restare semplici amici, quindi purtroppo è andata così. Dunque. Ah, proseguiamo per di qua a questo punto. Oh, dobbiamo andare al castello del re Dreamur per poter tornare nel mondo degli umani. Attenzione, me la sono svignata per vederla. Cosa? Lei è la migliore. Oh mio Dio, non è che starà parlando di Undyne. Ok, non dirò al tuo genitore che ti trovi qui. Questo è un fiore dell'eco, ripete l'ultima cosa che sente all'infinito. Ah. Giustamente, no? Ecco qui Sans. Che c'è, hai visto un tizio con due lavori? Per fortuna due lavori significano il doppio delle pause normali. Fa un salto da Grilby. Vieni anche tu? Ah, ma sì, dai, tanto posso tornare qui subito. Vedrò di staccare un po' dal mio lavoro. Di qua. Conosco una scorciatoia. Ah, ok. Sì, in effetti è vero. Ehi là, bella a tutti! Ehi, Sans! Salve, Sans, sei là? Sansino? Sans, non eri venuto qua qualche minuto fa a fare colazione? Nah, non faccio colazione da più di mezz'ora. Forse intendevi brunch. Grande. Fa attenzione a dove ti siedi. A volte dei tipi strani piazzano cuscini rumorosi sulle sedie. Tipi strani tipo te? Ad ogni modo, ordiniamo. Che vuoi? Patatine o panino? Andiamo col panino che sazia di più. Ehi, non sembra affatto male. Grimby, vorremmo due panini. Dunque, l'acqua no, perché è fatto di fuoco, ma i panini sì. Dunque, che ne pensi di mio fratello? Ma è figo, dai. È certo che è un figo. Saresti come lui se indossassi un completo come quello ogni giorno. Quindi sarei senza amici? Pensa, toglierebbe di dosso quella roba solo se fosse obbligato a farlo. Beh, se l'è tolta di dosso in effetti durante l'appuntamento. Oh beh, almeno se lo lava. E con ciò intendo dire che lo tiene pure sotto la doccia. Wow, puzzerà da far schifo allora. Purtroppo è così. Ecco che arriva il rancio. Vuoi del ketchup? Certo che sì. Allo salute. Bene. Incredi il ketchup, il tappo cade e tutto il ketchup nella bottiglia cade sul tuo piatto. E qual è il problema? Non capisco. Lascia stare, prendi il mio. Ma non è un problema, Sans. Si gratta anche le chiappe, va bene. Comunque, figo o no, devi ammettere che Papyrus si impegna. Ad esempio, cerca da sempre di unirsi alle guardie reali. Un giorno andò a casa della comandante della guardia reale e la implorò di arruolarlo. Ovviamente gli sbatté la porta in faccia, dato che era mezzanotte. Ma il giorno dopo lei si svegliò e lo trovò lì fuori ad aspettare. Notando la sua dedizione, decise di allenarlo per renderlo un guerriero. Ci stanno ancora lavorando, diciamo. Ah, già, volevo chiederti una cosa. Hai mai sentito parlare di un fiore parlante? Dunque, sai tutto al riguardo. I fiori dell'eco si trovano un po' ovunque nella palude. Di loro qualcosa e la ripeteranno all'infinito. Che ti pare? Beh, Papyrus mi ha detto una cosuccia interessante l'altro giorno. Ogni tanto, quando non c'è nessuno nei dintorni, compare un fiore che gli sussurra robe, lusinghe, suggerimenti, esortazioni. Previsioni? Strano, eh? Qualcuno sta sfruttando un fiore dell'eco per prendersi gioco di lui. Vedili stare in guardia. Intesi? Grazie. Beh, noi conosciamo più di un semplice fiore dell'eco. Va bene, ha fatto una bella pausa lunga. Ok, ora quindi possiamo tornare ai nostri doveri? Ad ogni modo, non è becco di un quattrino, paghi tu il conto? Sono solo 10.000 g. No. E l'ha messo sul conto di Sans. A proposito,
Stavo per dire qualcosa, ma mi sono scordato cosa. Va bene. Ad ogni modo, un fiore parlante noi l'abbiamo incontrato a inizio gioco. Magari non è un semplice fiore dell'eco. Forse. Beh, allora a questo punto si può proseguire per di qua. Questo è uno scrigno. Ci puoi mettere dentro un oggetto, toglierlo. E perché dovresti comunque? Non puoi usare gli oggetti mentre sono nello scrigno. Firmato un disprezzatore di scrigni. Grazie. Qui io potrei passare volendo. Wow! Volendo posso passare, ma devo stare attento. Un fiore dell'eco, attenzione. Giurerei di aver visto qualcosa dietro quella cascata. Ah, sì? Allora si va a vedere cosa è subito, tipo. Ok. Devo stare attento a passare. Wow! Va bene, niente di che, dai. Non si può passare lì, ma... Oh! La luce mi illumina da dietro? Ciao, Undyne. Sono qui con il mio rapporto quotidiano. Riguarda quell'umano per cui ti ho chiamato prima. Se ci ho combattuto? Certo, ovvio che sì. Ci ho combattuto valorosamente. L'hai catturato? Beh, no. Ci ho provato, Undyne, ma alla fine ho fallito. Cosa? Prenderai l'anima dell'umano personalmente? Ma Undyne, non c'è bisogno che li elimini, vedi? Vedi? Capisco. Ti aiuterò come posso. No. Io non mi muovo. Pensavi, che mi muovessi. Volevi Undyne, eh. Volevi. Sapevo che era quello lì Undyne. Ok. Yo, hai visto il modo con cui ti stava fissando? Era... fichissimo! Sono così geloso! Che hai combinato per ricevere la sua attenzione? Forza, andiamo a vederla fare a pezzi qualche cattivone! Ok. Non so però se potessi muovermi effettivamente. Un senso di paura incombe su di me. Proseguiamo. Quando quattro semi ponti si allineano in acqua, essi fioriscono. Ok. Bene. Qui. Tre. E poi andiamo anche col quarto. Che belli. Ah, che bellini. Ok. Oh! Attenzione, mostro! Allora, quello come si legge, di grazia? Non lo so. Ah, ma posso fare i fiori qui effettivamente, per usarli, magari. Ok. Devo probabilmente metterli per lungo. Anche se questa musica non è molto tranquilla. Mi dà un senso di irrequietudine come poche cose. Però c'è altro qua sotto? No. Va bene allora. Dream, ancora il telefono. Ah, è Papyrus. Pronto, ciao, sono Papyrus. Come ho fatto ad avere il tuo numero, dici? Beh, è stato facile, ho chiamato ogni numero finché non ho trovato il tuo. Allora, dimmi, che stai indossando? Te lo chiedo per un'amica. Mi diceva di averti visto indossare una bandana, è vero? Stai davvero indossando una bandana? No. Allora non stai indossando una bandana, capito? Sono tuo amico, quindi mi fido di te al 100%. Ci sentiamo. Sì, ho la bandana, effettivamente. Cavolo. Mi ricordavo di averla messa, in effetti. Però vabbè, dai. Oh, tanto tempo fa i mostri esprimevano dei desideri alle stelle del cielo. Se tu avessi sperato con tutto il tuo cuore, il tuo desiderio si sarebbe avverato. Adesso tutto ciò che abbiamo sono quelle pietre luccicanti sul soffitto. Stanza dei desideri.
Migliaia di persone assieme che esprimono desideri non possono di certo sbagliarsi. Il re lo dimostrerà. Ora io ho detto di no a Papyrus, cosa succederà? Andiamo, sorellina, esprimi un desiderio. Proprio aver sentito solo quella frase è tremendo. Spero che mia sorella e io riusciremo a vedere le stelle un giorno. Un telescopio? Guardi nel telescopio? Sì, dai. Oh? Guarda il muro. Quale? A saperlo. Ah, questo. Ah, ecco. Beh, guarda, ci avrei comunque premuto sopra, Antiche incisioni ricoprono il muro. Riesci a comprenderne le parole. La guerra degli umani e dei mostri. Perché gli umani attaccarono? Certamente sembrava che non avessero nulla da temere. Gli umani sono molto forti. Ci vorrebbe l'anima di quasi tutti i mostri esistenti, solo per eguagliare l'anima di un solo umano. Ma gli umani hanno una debolezza. Ironicamente è la forza della loro anima. Il suo potere permette di persistere fuori dal corpo umano anche dopo la morte. Se solo fosse vero. Se un mostro sconfigge un umano, egli può acquisirne l'anima. Un mostro con un'anima umana. Una terribile bestia con un potere incommensurabile. È l'illustrazione di una strana creatura. C'è qualcosa di estremamente inquietante riguardo a questo disegno. Va bene. No, voglio andare indietro. Non ho finito di esplorare. Ah, santo cielo. Dovevo andare sotto prima. Oioi, un altro incontro con Undyne. Boia, zio. Wow, ma siamo pazzi? Ma Undyne, scusami, io mo non vorrei dirti come fare il tuo lavoro, però non credo che si debba fare così, Boia, sì, va bene. Sì, però, allora, no, tu non hai capito niente, Undyne. Allora. Wow, sfuggito, no, ma che sfuggito? Fermo. Se sto fermo qui va via? Forse no. O forse sì. Ok, qui è semplicemente una passerella. Ok, quindi eccolo qui. Tutto a posto? Yo, l'hai visto? Undyne mi ha appena toccato. Non mi laverò più la faccia. Caspita, che sfortuna che hai avuto. Ti sarebbe bastato stare leggermente sulla sinistra. Io non preoccuparti, sono sicuro che la incontreremo di nuovo. Amico mio, tu sei un po' strano, eh? Wow! Mamma mia, che incontro! Ah, ok, il fiore di cesquitto, ovviamente. Questo formaggio è qui da così tanto tempo che un cristallo magico ci è cresciuto intorno, è attaccato al tavolo. Ok. Oh, Sans, ciao. Altro telescopio per vedere un qualche cosa? Ok, questo telescopio è strano. Stavo pensando di cimentarmi nella vendita dei telescopi. Generalmente per usare questo telescopio premium faccio pagare 50.000 G, ma visto che ci conosciamo puoi usarlo gratis. Allora, che mi dici? Usi il telescopio, certo. Ok, fammi capire. Puoi usarlo gratis, ma non vedi niente perché ha... Sans dice così. Devo pagare qualche extra, giusto? Non sei soddisfatto? Non ti preoccupare, ti rimborserò fino all'ultimo centesimo. Ma è gratis, hai detto. Ah. Oh!
Ma Sans. Ma te pozzino. Chi è questo? Cos'è una stella? Puoi toccarla? Puoi mangiarla? Puoi ucciderla? Beh, può morire, sì. Sei per caso una stella? No. Quindi ti pregherei di non toccarmi. Ma che succede qui? Sui glifi antichi è stata dipinta una lista con 21 differenti gusti. Ah, ok. Questo posto è rilassante. Oh, paperella. Ciao. Niente, non possiamo parlarci. Non vorrei proseguire troppo perché magari poi c'è la lotta con Undyne e mi frego con le mie stesse mani. Sapete, no? Sarebbe la storia della mia vita fregarmi con le mie mani. Senti una conversazione di passaggio. Allora, non è alcun desiderio da esprimere? Ah, probabilmente quelli che sono passati anche di là. Solo uno, ma è piuttosto scemo. Vorrei più che altro... Oh mio Dio, che paura. Pronto? Ciao, sono Papyrus. Ti ricordi quando ti ho chiesto cosa stessi indossando? Beh, la mia amica che voleva saperlo, la sua opinione di te è molto assassinosa. Beh, non temere, caro essere umano. Papyrus non avrebbe mai tradito la tua fiducia. Hai detto che non stavi portando una bandana. Quindi, ovviamente, le ho detto che stavi veramente indossando una bandana. Mi doleva raccontare una bugia così ovvia. Ma dato che invece non indossavi una bandana, di sicuro non ti aggredirà. Adesso sei al sicuro? Cavoli, è stata dura. Voglio solo essere amico di tutti. Probabilmente la incontreremo ancora. Quindi meglio tornare al forte per recuperare le energie, riorganizzarmi e curarmi da questi danni maledetti. Potevo risparmiare? Sì, l'ho visto tardi. Allora, meglio che io torni al forte e stia tranquillo per qualche... Ma era Flowey? No, no, aspetta, aspetta. Era Flowey! Sicuramente nel prossimo episodio ci sarà un'altra sfida con Undyne e probabilmente anche la boss fight con Undyne. Però devo... non lo so, c'è quel dettaglio di Flowey che mi ha un attimino lasciato perplesso. Che ci faceva lì Flowey? Flowey è un fiore che ripete le cose, un fiore eco, ma ha assunto un'anima umana, forse? Sì, forse Flowey ha assunto un'anima umana! Hai capito! Oh, interessantissima sta faccenda! Potrebbe essere questo il motivo per cui Flowey riesce a... è un fiore eco, ma riesce comunque a parlare perché ha assunto un'anima umana. Wow. Ad ogni modo, direi che per questo video è tutto, meglio concluderla qui. Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye.